pomeriggio. Buon pomeriggio. Ma mi sto trovando benissimo, come mi aspettavo. C'è un grande gruppo, quindi c'è voglia di fare bene, mi hanno accolto subito benissimo, poi conoscevo già qualcuno, quindi non c'è stato nessun problema. La seconda domanda è, dal punto di vista tattico, qual è la zona del campo, quali sono le caratteristiche che Cipro preferisce mettere sul piano di gioco a disposizione della squadra del tecnico? Ma io negli ultimi anni ho giocato sempre da seconda punta, da prima punta, però sono venuto con l'intento di giocare, di mettermi a disposizione dell'allenatore. Qualunque sia il ruolo, spero di ricambiare la fiducia che mi è stata data. Buongiorno. Parlando della gara di Pescara, penso che è stata la dimostrazione del valore della nostra squadra, che è un valore straordinario, nel senso che stare sotto 3-0 a Pescara e poi rimontare di 3 gol al secondo tempo non è da tutti. E quindi penso che questo gruppo possa fare delle grandi cose. A Bari giustamente viene da due sconfitte, quindi verrà qui col dente avvelenato, ma noi sicuramente faremo la nostra partita e daremo tutto per vincere anche quella. Assolutamente sì, io penso che più concorrenza c'è, più vuoi dare qualcosa in più, perché non è semplice, abbiamo mai in tutti i reparti giocatori validi e quindi è soprattutto da stimolo. Io ce l'ho ma non lo dico, nel senso che no, la prima cosa è cercare di far bene e di vincere tutti insieme, poi è normale che un attaccante ha un obiettivo e io spero di raggiungerlo e di fare bene. Ma io spero di sì e superarmi. Quello è stato un anno particolare e sì, spero di tornare presto a quei livelli. Che campionato è questo di Serie B? Perché sono finito a portare il Jersey, è cambiato qualcosa rispetto ad esempio alla scorsa stagione dove magari c'era una squadra a Verona che da tutti era indicata come la grande favorita. Questo è un campionato diverso nel senso che ci sono più squadre, 5-6 squadre che possono aprire la promozione diretta a Bravi. Io lo vedo un bel campionato, negli ultimi 4-5 anni penso non ci siano mai state così tante squadre che lotteranno per vincere il campionato, sia da quelle che sono retrocesse che da quelle che sono state promosse dalla C, quindi mi aspetto un bel campionato. Se posso dare un'altra, l'ha detto anche Mister Longo, posso partire a Pescara, gli errori bisogna imparare, gli errori vanno studiati per evitarli negli appuntamenti successivi. Allora, quali errori sono dei, può aver commesso il Frosinone in generale nelle prime 3 giornate e che non deve commettere a partire da sabato? Ma gli errori che sono stati commessi
purtroppo siamo stati puniti ai primi errori. Io penso che in una partita di errori se ne fanno, perché la perfezione non esiste, quindi però è normale che li studiamo, ci riguardiamo e dobbiamo cercare comunque di migliorare quei piccoli dettagli che ci possono far fare ancora di più un salto di qualità. Leonardo, scusa ai colleghi, di oggi la comunicazione della società è che il 28 settembre c'è l'inaugurazione dello stadio, quindi il 2 ottobre teoricamente dovremmo essere in campo con la Cremonese nel posticipo del nuovo stadio. Per un altro, per un calciatore, che significa avere una piazza come Frosinone che si presenta in un campionato con una struttura del genere? Io penso sarà una bellissima emozione, non vediamo l'ora, perché finora possiamo dire che abbiamo fatto 3 partite fuori casa e ne faremo altre 3. Quindi sarà sicuramente emozionante e da stimolo per tutti. Io? Non lo so, no, speriamo di vincere. Grazie. Grazie a voi.